Sapete, siamo arrivati al quarto episodio della serie Hardcore e ancora continuo a pensare che non ci avrei scommesso un euro. Incredibile. Quindi speriamo di salvarci anche in questo. Sarà difficile uscire dalla caverna senza morire, magari ci cade la lava dal cielo e quindi moriamo in modi tragici. Ma dobbiamo portare a casa quei 17 diamanti che avevamo da parte e speriamo di sopravvivere. Incrociate le dita per me, cioè proprio incrociatele tanto perché ci sarà tanto da sperare che io non muoia. È la fine. Alright, alright, alright. Ripartiamo esattamente da dove ci siamo lasciati nell'ultimo episodio che, se non avete visto, vi invito ad andare a vedere perché ci sono stati creeper, c'è stata lava, ci sono stati diamanti, ci sono stati smeraldi totalmente a caso. E quindi che fai? Te ne privi di un episodio del genere? Beh, io non me ne priverei. Detto ciò, non mi voglio privare neanche di tutte le belle cose che ho qui nell'inventario. Però vorrei esplorare un attimo qui. No, no, basta esplorazioni. Dobbiamo semplicemente tornarcene a casa. E sarà, fidatevi, una delle cose più difficili che io abbia mai fatto. E voi direte, ma perché? Non lo so, è presente quando te lo senti che dici, oh mio Dio, è difficile. Ecco, me lo sento. Cioè, semplicemente me lo sento. Ci cadrà la lava in testa, ma ne sono sicuro. Non so quanto vi tengo di pezzi perché semplicemente devo scavar sopra. Le foto alle coordinate le ho fatte, l'episodio precedente, quindi dub per noi. Yes. E altro smeraldo. Ok, va bene, l'episodio parte molto bene. E credo comunque che sia la caverna più prolifica della storia. Cioè, non lo so, la buttiamo lì. Perché trovare 3 smeraldi, no quanti ne ho, 3, 4, 3 smeraldi e 18 diamanti non mi sembra una cosa da tutti i giorni, soprattutto nel giro di un episodio da 10 minuti. Quindi GG. Anche se stiamo finendo le torce, ma vabbè, ci penseremo dopo. Se mi scavo così, quanto è rischioso? Da 1 a morirai sicuramente. 3 hours later. Sì! Civiltà! Sì! Sì! Dove minchia sono? Però civiltà! Sì! Anzi, ma sapete che forse sono vicino a casa? Sì! Woohoo! Yes! Siamo sani e anche stranamente salvi. Yeah! Siamo tornati, che la roba è bella, che è pronta. Check! Ah, non c'ho spazio. Che figura di me. Mettiamo via il tutto. E poi, tra l'altro, ho in mente delle idee che ora vi spiego. Cioè, guardate che bello, guardate che bello. L'osso me lo tengo perché voglio fare i cosi. Vabbè, avete capito. Dov'è la mia... Donde stas, donde stas? Zapatero de pietrero. Perfetto. Che figata. La farm in mezzo al nulla. Credo, spero che funzioni più che altro. Quindi ripiazziamo i nostri semini. Lì è da arare. Ok, ara... ci sono anche le patate, vero? Yeah. A me le patate. A me le patate. L'upgrade finalmente. Yeah boy, se magari lo riesce a mettere Master, grazie. Ok, yeah boy. Ora, dormo e poi sapete cosa mi voglio fare? L'enchanting table. E ci andiamo anche a prendere, come si chiama? Oddio, non mi viene in mente il nome. Le canne da zucchero. Possiamo fare i gambali. E quanti ce ne mancano? 8. E ci facciamo questi, dai. Perfetto, quindi abbiamo fatto un altro upgrade, che non è da sottovalutare. Perfetto. Tanto alla fine se moriamo è finita, quindi che senso ha tenerli? Come non ha senso tenere le costolette non cotte. Ci facciamo una bella farm di pecore. Eia. Ah, salve signora pecore, è venuta lei da me. Venghi un attimo che le faccio vedere una cosita. Solo un attimo, non perdiamo troppo tempo. Ok, bravissima. E ora la rinchiudo qui per sempre. Dai, dove sono tutte le pecore che avevo visto? Ce n'erano un miliardo. Guardate lì sui monti con Heidi. C'è anche la mucchina. Ah, mucchina. Dovrei portare sia la mucca che la pecora. Faccio recinto unico? Sì, dai, venite tutti. Poi vi smisto più avanti. Venghi, venghi, venghi. Venghino, signori, venghino. Pepere, 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 pepere. Non c'entrava niente. Però mi era venuta in mente. Fa pure rima. Non c'entrava niente, ma mi è venuta in mente la canzoncina della pecorina. Dovrei fare il DJ, non è vero? Che è la mucca più ballerina della storia. Non che abbia qualcosa da ridire, Però è un po' inquietante. Guarda, è una mucca ballerina. No, Dio, lei non la voglio uccidere mai, gli voglio dare il nome. C'è un... No, non ce le ho le name tag, dannazione. Le mucche fanno mu, ma una fa...
Allora, abbiamo tutto. Io qua ho messo dell'altro cibo a cuocere. Vabbè, aspettiamo anche questo. Dai, su, che c'è da fare? Su, che c'è da fare? Su. Ok. Chiudiamo la porta, altrimenti gli zombie ce la spaccano come nell'ultimo episodio. Perché ce l'hanno spaccata. Sì, gli zombie possono spaccare la porta. E al posto di esplorarci una bella caverna, andiamo a vedere se troviamo delle canne da zucchero. Oppure, in generale, se troviamo altre cose interessanti, perché non esplorarle? Tipo una mucca. Tipo questa qui che è lontana, volendo la posso uccidere. Cioè, alla fine mi serve semplicemente la pelle. Ma dai, c'è un villaggio qua in parte! Ma non ci credo mai! Mi sono bloccato. Io ho fatto un accampamento schifoso e qua in parte c'è un villaggio. Ma va te che imbecille che sono, va te che imbecille. Però va bene, sinceramente va bene, meglio tardi che mai. Ci prendiamo tutto questo ben di Dio di panini. Tipo, lo scorso episodio era: oh mio Dio, troviamo le diamande. Questo è l'episodio: oh mio Dio, troviamo il cibo e almeno ci salviamo la vita. Guardate qua che bello, guardate qua che bello avere dei villager come vicini di casa. Casa, NASA. Cioè, guardate che bello. Magari fanno anche dei trade, fanno qualcosa. Allora, spada di ferro, sì, carina. Panini, oro, ok, bene, bene, va bene, le mele non le prendo. Questa, la sella, perfetto, la sella, perfetto. E con lui si possono fare i trade. Oh, la spada con... No, dai, voglio saperlo! Cioè, oddio, volendo possiamo fare i trade, però per il momento no. Però ricordiamoci di questi villager, che appunto fanno gli scambi, altri panini per noi. Altra cesta e altri panini, patate. E soprattutto il libro che ci serve per creare la, come si chiama? L'enchanting table, che volendo è ottima, almeno così non dobbiamo cercare subito le canne da zucchero, poi ovviamente dopo ci serviranno, ma per l'immediato futuro, diciamo, non ci serviranno. Ok, oh, questo episodio bene, già un paio di episodi molto bene, ma se io facessi così? No, che fallimento totale. Quindi prendiamo tutto il possibile, carote, non carote, patate, non patate. Maiali, anche volendo possiamo prenderci la vita dei maiali. Fidesi, siamo pieni di cibo, che luridi che siamo. Altra mucchina per noi, vieni qua mucca, vieni qua un attimo. Oddio, lì c'è un altro villaggio, non ci credo. Non è vero, non è assolutamente vero. E invece è vero. What? Cosa sta succedendo? Cioè, non che mi faccia schifo, eh. Allora, quante possibilità c'erano di trovare due villaggi attaccati? Vai, scrivetemelo nei commenti, io li leggo tutti ovviamente. C'è pure una caverna, no, bellissimo. Perfetto, questa sembra una caverna molto promettente, benissimo. Sembra una caverna molto promettente, non c'è niente. Vabbè, ma fa niente, ma fa niente. Cioè, noi abbiamo puntato al cibo e il cibo abbiamo trovato. Oh, ma ci sta dicendo di una fortuna. Guarda che non abbiamo neanche più spazio in inventario. Buttiamo i semi di barbabietola, che sinceramente non mi interessano. Sono tornati, ok? E risaliamo per questa caverna. Volendo la possiamo esplorare meglio, ma non è questo il momento. Come direbbe il professor Oak, c'è un luogo, un momento adatto per ogni cosa. E questo non è il momento. Questo ce lo rubiamo palesemente. Allora, mi faccio una crafting table solo perché voglio trasformare tutto sto pane. Guardate quanto! Vabbè, io me ne crafto un botto, eh. Oddio, forse ho anche esagerato. Ma sinceramente non è mai esagerare fin quando si tratta di cibo. Allora ce ne andiamo prima a casa, depositiamo le cose in caso vi faccio il taglio e poi ce ne andiamo al villaggio. E volendo... Anzi, togliete il volendo. Sicuramente questo qui sarà il mio cavallino. Salve. Cioè, tu vedi il loro villaggio e dici wow. Poi vedi la mia casetta e dici wow. Cioè, questo ti fa capire la differenza di costruzioni. Che poi in realtà nell'hardcore, cioè, volendo ti puoi portare dietro tutto quello che vuoi. Perché alla fine, cioè, se muori, muori. Cioè, non è che dici vabbè, muoio, respawno. No, se uno muore, muore. Ovviamente, prima di proseguire, che fai? Non te la fai un enchanting table? È certo che te la fai l'enchanting table. Perfetto, quindi mettiamo anche questi. Dovrei crearci una zona apposita. Quindi, in un prossimo episodio, ci facciamo la farm di canne da zucchero. Ora andiamo ad esplorare il villaggio, poi possiamo concludere l'episodio. E poi, niente, mi posso ritenere soddisfatto. Soprattutto perché adesso il problema del cibo è accantonato. Quindi, che problema rimane? Allora, quello di trovare le canne da zucchero.
I diamanti, sì, va bene, non è un problema. Basta fare un altro giro in miniera. Tranquilli che arriverà l'episodio giro in miniera. E poi basta sostanzialmente. Cioè, vabbè, i potenziamenti vari che non sono mai facili da trovare, ma neanche troppo impossibili. Io sono ancora scioccato dal fatto che ci siano due villaggi attaccati. Poi fate voi. Allora, salve signor villaggero, lei non mi offre ovviamente niente perché non ha un lavoro. Stupido scansafatiche. Altro grano per noi che prendiamo, almeno lo possiamo dare alle mucche. E niente, mi faccio un giro al villaggiano, e vediamo cosa ha da offrirmi. Bella sta piattaforma, che figata! Bello, bravi villager. Pure canne da zucchero. Yes, yes, prendi tutto. Sì, ora possiamo fare la farm. Sì, è il giorno più bello della mia vita. Altra cesta, altra sella che... Mi prendo, potrebbe tornare utile. Ma il fabbro non c'è? Dai, strano che non ci sia il fabbro. Perfetto, e io direi che abbiamo fatto tutto. Lì ci sono altre canne da zucchero. Le vado a prendere e poi ci salutiamo. No, guardate qua che mega caverna che ho scoperto. C'ha l'arco incantato. C'ha l'arco incantato, dai, droppami l'arco incantato. Dai, non fare il pollo, droppamelo. Ha fatto il pollo. Dannazione, stupido scheletro. Ma sapete che quasi quasi andrei ad esplorare. Ok, allora facciamo così. Finiamo l'episodio qua all'entrata. Proprio mi ritorno qui, così almeno nel prossimo episodio mi ricordo di esplorare la caverna. Io salvo ed esco e mi tolgo pure le cuffie come alla fine di ogni video. Spero che questo quarto episodio della serie Hardcore di Minecraft, che ogni volta è difficilissimo da dire Hardcore di Minecraft, è difficilissimo, vi sia piaciuto. Cioè, per ora ci sta andando di straculo, se mi concedete il termine, perché un botto di diamanti, un botto di cibo, una zona in cui siamo spawnati decisamente bella, moriremo alla fine. Per forza, questa serie non sa da fare. Ma comunque, signori, io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao! Ma che cu...